Questo è un video molto molto importante perché è collegato allo speciale Halloween di domani, quindi mi raccomando, non perdete questo video perché il video di domani di Halloween sarà molto molto bello e non dovete assolutissimamente perderlo. Ragazzi e ragazze, bentornati qui da Megozzo. Come state? Spero alla grande. E benvenuti in questo nuovissimo episodio con, attenzione, Cristiano Ronaldo. Il nostro CR7 torna alla carica, seppur con qualche problema, però lo vedremo nel video di oggi. Come detto anche nella intro, questo è un video intro che preannuncia il video speciale a quello di domani, dove appunto sapete benissimo che è Halloween e per cui ho pensato di fare un pre-video per Halloween e poi il video speciale. Per cui guardate questo video fino alla fine perché se no non potete guardare quello di domani, o meglio potete guardarlo ma non capireste la storia e non avrebbe senso. Quindi guardate questo video fino alla fine ragazzi, perché Cristiano Ronaldo scoprirà veramente una cosa alquanto terrificante sul suo figlio. Per cui mi raccomando, vi invito a mettere un bel mi piace, a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e se volete seguirmi su Instagram, perché a fine video vi ricordo che saluto 5 di voi che hanno mandato le notifiche, quindi mi raccomando, in descrizione. Io. Bene ragazzi, un bellissimo buongiorno dal nostro Cristiano Ronaldo che oggi sta bello carico, cioè oddio, insomma, Ronaldo, come ti senti oggi? Cristiano? Rona? Non so, raga, oggi penso sia un po' scazzato. Allora, dato il buongiorno dal nostro Ronaldo, come vedete siamo in casa, stiamo per recuperare le auto, ci sto lavorando, infatti c'ho già l'Audi RS7 lì con calma, ragazzi, poi arriveranno anche le altre. Allora, c'è un problema. Oggi sono tornato a casa e non ho trovato Ronaldo Junior, cioè nel senso, Ronaldo Junior sa che quando ho la giornata libera ci mettiamo tipo qui nel salotto e giochiamo. Soltanto che il governante mi ha detto che ieri non è tornato a casa. Che significa che non è tornato a casa? Ci ho parlato prima e infatti ha detto che adesso sta facendo una chiamata a un altro suo amico. Insomma, non troviamo Ronaldo Junior, detto proprio palese palese, no? Perché il governante gli ho dato il compito di controllare Ronaldo Junior quando io non ci sono e lo fa. Però il problema è che lui non è tornato a casa. Solitamente quando non torna a casa, ragazzi, sta sempre a casa di Albert. A questo sta pensando Giorgina, perché solitamente dorme a casa di Albert, fanno bordello delirio e poi verso quest'ora torna. Il problema è che a casa di Albert non c'è. E sinceramente mi sto iniziando a preoccupare perché il pomeriggio ci vediamo sempre, io e mio figlio, e sgherra e sdrogheggiamo e facciamo il peggio bordello. Adesso la nostra bellissima Giorgina, diciamo che si sta mettendo a lavoro col telefono, sta chiedendo un po' ad amici, ad altri amici di Ronaldo Junior. Quindi non si sa bene dove sia finito Ronaldo Junior, però spero di non dovermi preoccupare. Ora vado a chiedere magari anche io informazioni al pilota che sta lì, all'altra governante che sta giù, e vediamo un po' se hanno visto qualcuno. Allora, tra l'altro a Los Santos, ragazzi, c'è un tempo veramente merdoso, cioè non so se ve ne siete accorti, ma Cristiano ha tirato fuori un giubbotto dell'Adidas in collaborazione con Bape, è una bellissima maglietta, una T metallica. È una maglietta metallica quella. Vabbè, non lo so, insomma è figa, il teschio con le rose è veramente figo. Allora, ora chiediamo un po' al pilota se ha visto Ronaldo Junior e voglio attirare la vostra attenzione sul dialogo che ci sarà tra Ronaldo e il pilota, perché ho messo una nuova mod, ragazzi, che è, per chi ha giocato a Red Dead Redemption 2, sapete già, dove a Red Dead Redemption 2 premendo il tasto L2 ci si può interfacciare con chi si ha di fronte, no? E ho messo la stessa mod, diciamo, su GTA. Infatti, come vedete, sotto Stamina, Thirst e Hunger ci sono scritti delle cose tipo che possiamo parlare. Ragazzi, come vedete, esattamente come su Red Dead Redemption 2, per chi ci ha giocato, per chi non ci ha giocato, niente, potete guardare. Premendo io il tasto L2 e il tasto quadrato, sto interagendo con il pilota che mi sta dicendo proprio questo. Quello che non volevo sentire, cioè che Ronaldo Junior non è tornato a casa, cioè gli ho chiesto se lui ha visto Ronaldo Junior e mi sta dicendo che non lo ha visto. Ha detto che non è tornato, essendo che lui fa sempre la guardia all'elicottero, ha detto che non l'ha visto. Grazie carissimo, grazie. Come vedete, questa mod è molto particolare perché, cioè, ci permette di parlare letteralmente con gli altri, proprio come su Red Dead Redemption 2. Infatti, questa mod è stata spizzicamente presa dal gioco e è stata messa qui. Fatemi chiedere all'altra governante che magari sa dirmi qualcosa in più. Mi scusi signora, ha visto mio figlio per caso? Di molte parole come al solito. La governante ci sta dicendo, aspettate,
sta parlando Ronaldo, sta chiedendo dove sta nostro figlio. La governante sta dicendo che purtroppo non l'ha visto, non lo vede addirittura da 3 giorni. Com'è possibile che non lo veda da 3 giorni? La governante dice che non ne sa niente di Ronaldo Junior, lo vede poco e niente. E dice che dovremmo provare a chiamare i suoi amici, e l'abbiamo già fatto. Ronaldo Junior non l'ha visto nessuno, il governante non l'ha visto, i suoi amici non l'hanno visto. Ragazzi, ho paura che devo andare a chiamare la polizia. Cristiano Ronaldo sta riferendo in parte che Ronaldo Junior non si sa dove sia e che adesso andrà alla polizia. Infatti questo è un gravissimo problema, perché ora siamo costretti a... cioè siamo preoccupati. Dov'è Ronaldo Junior, ragazzi? Manca da ieri sera, nessuno l'ha visto, non ha dormito a casa di Albert, non c'è. E sinceramente mi sto preoccupando per mio figlio, anche perché sapeva che avremmo dovuto passare, insomma, il martedì pomeriggio insieme, che non ho gli allenamenti dopo che abbiamo fatto la partita. Ah, magari posso chiedere le cuore dell'FBI. Facciamo questa stradina qui e andiamo qui alla caserma di polizia, ragazzi. Devo andare a denunciare il fatto che Ronaldo Junior è sparito. Allora, ragazzi, stiamo andando in paese. Un attimo oddio, ah, ma guarda tu che fortuna, c'è un poliziotto. E vabbè, forse mi conviene accostare. Accosto, dai, fatemi accostare un attimo, così parlo direttamente col poliziotto. Adesso mi starà guardando male. Ok, mi scusi, signor poliziotto, dovrei denunciare una scomparsa. A proposito, perché è vietato l'accesso del police department? Che è successo? Forse adesso glielo chiedo. Mi sa dare informazioni su quello che sta succedendo? Il poliziotto, ragazzi, sta dicendo che ci sono stati degli omicidi qua dietro, nelle ville a schiere. E... oddio, come? Non sto capendo. Scusa, puoi darmi più informazioni? Ascolti, signore, io avrei un problema. C'è mio figlio che è scomparso e non vorrei fossi mischiato in questa parte. Posso andare a darle un'occhiata? La prego, glielo chiedo per favore. Potrebbe essere importante per mio figlio. Ok, dice che non c'è problema, ma di fare attenzione. Ok, grazie, 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 grazie. Ti prego, fa che non ci sia Ronaldo Junior. Dio, ragazzi, madonna quanto sangue. Se spero, credo sia sangue. Mi scusi, agente, mi ha fatto passare un altro agente. Dice che non sa molte informazioni, che ci sono poliziotti più avanti, ne sanno altre. Sono stati squartati e trucidati con... guardate quanto sangue c'è a terra. Cioè solo un pazzo serial killer potrebbe fare questa cosa. A meno, secondo la polizia, detto che più avanti ci sono delle altre persone morte. Oddio, spero che non ci sia Ronaldo Junior, ragazzi. Oddio, poteva entrare meglio in scena, però forse è urgente. Ha spaccato tutto. Oh mamma, forse stanno portando qualcuno in ospedale. Ma ce la fa? Sì, ce la fa, ce la sta. Ok, ragazzi, noi dobbiamo solamente vedere se tra questi c'è Ronaldo Junior. Ok, a questa, a quanto pare, è stato letteralmente... a questa è stata letteralmente spezzato il braccio. Qui ci sono poliziotti che sono in attesa di capire, sapere che diavolo è successo, ragazzi. A me l'importante è che non ci sia Ronaldo Junior. Qui c'è un'altra donna che non presenta gravi lesioni, ma penso sia morta. Un paramedico, boh, la sta visitando. Ok, ragazzi, Cristiano Ronaldo sta iniziando seriamente a preoccuparsi per Ronaldo Junior, perché si sta facendo tardi, stanno diventando le 5 pomeridiane. E da quello che vediamo qui, ci sono 2 poliziotti che adesso mi stanno aspettando lì per prendere, diciamo, la denuncia della scomparsa di Ronaldo Junior. E sono seriamente preoccupato, perché quello che è successo qui è proprio vicino a casa nostra, ragazzi. Potrebbe esserci seriamente un serial killer. Cioè, guardate questi due. A questa le ha spappolato la faccia e le ha tranciato l'intestino, lo stomaco. Idem per questo tipo qui. Cioè, solo un pazzo killer criminale potrebbe fare una cosa del genere. E sinceramente sono preoccupato, perché potrebbe succedere a me, potrebbe succedere a Ronaldo Junior, a Giorgina. Cioè, come poteva essere qui? Poteva essere nel nostro isolato, che è 2 isolati più avanti. Ok, ragazzi, stiamo spiegando la situazione alla poliziotta, che stiamo dicendo che Ronaldo Junior è scomparso da ieri, non sappiamo come fare. E la poliziotta dice che ci vogliono almeno 48 ore per poter denunciare una scomparsa. E che adesso hanno da fare con questo caso qui, di questo tipo qui, omicida, che ha preso e ha spaccato 3 case di fila. Ragazzi, Cristiano Ronaldo si sta seriamente incazzando, perché i 2 agenti l'hanno letteralmente mandato male, dicendo che obbligatoriamente, anche per la legge italiana, bisogna aspettare o 24 o 48 ore per poter denunciare una scomparsa. Ma allora, io ci riprovo. Stiamo scherzando, questo è un caso più urgente. Mio figlio è scomparso. Oh, oddio, no, 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 scusi, scusi, agente, scusi. No, no, non voglio fare la risa. No, scusate, scusate, non ho intenzione di fare la risa. No, scusate, agenti, scusate, sono già nervosi forse di loro. Oh, no, 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 mi arrendo, scusi. Chiedo scusa, chiedo scusa. No, no, non sa che scusa non va. Non va bene, scusa, ragazzi. Voglio solo denunciare la scomparsa di mio figlio, per favore. Ok, ragazzi, a quanto pare i poliziotti non sono per niente ragionevoli. Ci conviene tornare alla macchina. Allora, ragazzi, siamo tornati alla macchina. I poliziotti mi sembrano sinceramente tutti scorbutici, dal primo all'ultimo.
Tranne questo che forse è sembrato il migliore. Senta, gente, mi scusi, ma lì non mi hanno fatto fare la denuncia. La prego, posso dirle qualcosa? A me non ho nome e cognome. Ronaldo Junior. Cioè, in realtà sarebbe Cristiano Ronaldo Junior, che si chiama come me. Potrebbe fare qualcosa? La prego, per favore. Ci sta? Va bene? È un problema per lei aggiungere il caso di denuncia prima delle 48 ore? La gente dice che non c'è problema. Tornare a casa e sperare che Ronaldo Junior sia ancora vivo da qualche parte, non lo so, non so. Cioè, un padre, ragazzi, a questo punto dovrebbe andare a cercare per mare e monti Ronaldo Junior. Aspettiamo, intanto chiamo Albert, gli dico di venire a casa, magari discutiamo di qualcosa. Vediamo se ci può aiutare. Nel video di domani, perché domani sarà il giorno di Halloween, sarà il video speciale, per cui non perdetelo assolutissimamente. Quindi mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un bel like ozzo, iscrivetevi al canale, così non perdete il video di domani. E saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, come promesso, le ultime notifiche che mi sono arrivate. Saluto Thomas Fanelli, RC Boy, Matteo Tenace, Nike 2008-1 e R. Muclari. Questi sono i 5 di oggi, ragazzi. Se anche voi volete essere salutati, vi basta cercare qui chiocciola Real Anthony, venimi a seguire, facile, basta che create segno, mettete mi piace e vi posso salutare a fine video. Quindi facilissimo, importante, fatelo, mi raccomando, veloce. Basta. Io direi che per questo video di oggi è tutto. Grazie per essere stati anche quest'oggi con me e per aver visto il video. Noi ci vediamo al video di domani, lo speciale Halloween, dove inizierà con Cristiano Ronaldo disperato. Non perdetelo per niente al mondo, perché ragazzi sarà collegato a un film che è già al cinema. Quindi per questo video è tutto, come cozzo. Bella ragazzi, becchiamo al video di domani. Let's get it.